Benvenuti ad una nuova edizione flash del telegiornale di Casale Monferrato. Ancora in calo le vittime del coronavirus in Italia. Seppur con un numero sempre forte, ieri c'è stato un aumento rispetto a sabato di 433. Dal 12 aprile non si registrava un incremento così contenuto. Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva, ieri 98 in meno. Sale il numero delle persone guarite in Italia dopo aver contratto il virus, ieri 2.128 in più. Incremento più contenuto per fortuna anche nei nuovi contagi, ieri 486 in più rispetto a sabato. Sono 11 le vittime da Covid-19 registrate ieri in provincia di Alessandria, un dato a cui si aggiungono 40 nuovi contagiati, ma anche 40 guariti, che salgono così ad un totale di 233. È invece pari a 2.625, ieri 185 in più, il numero di pazienti dichiarati virologicamente guariti in Piemonte. Il bilancio dell'ospedale Santo Spirito di Casale fa registrare 2 decessi e 8 nuovi ricoveri. Intanto, nel consueto bollettino di aggiornamento, il sindaco Federico Riboldi, insieme al vice sindaco Emanuele Capra e l'assessore al commercio Gianni Filiberti, annuncia l'apertura da martedì 28 aprile, grazie ad un progetto sperimentale della sezione alimentare del mercato di Piazza Castello. Al mercato sarà obbligatorio indossare la mascherina e l'entrata sarà contingentata. Volontari misureranno la febbre in ingresso. Ha destato profondo cordoglio a Casale, dove era conosciuto e apprezzato, la scomparsa del dottor Renato Pavero, medico del 118, di cui era coordinatore di area 2 e centrale operativa. La morte è avvenuta ieri mattina all'ospedale Santo Spirito, dove era ricoverato da circa 2 settimane a causa del coronavirus. Un incendio si è sviluppato in un cascinale a Vignale, in località Ca' Cordera. Le fiamme hanno interessato un porticato e una cantina per un'area di oltre 200 metri quadrati. Sono stati danneggiati vari attrezzi agricoli, tra cui 2 carri, alcuni aratri e una betoniera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Casale insieme a 2 squadre provenienti da Alessandria e Valenza e i carabinieri di Vignale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il proprietario, un pensionato 81enne, avrebbe tagliato della legna con una sega circolare. Si ipotizza che il calore dell'attrezzo a fine lavoro possa aver fatto da innesco raggiungendo trucciolato e paglia. Parte ufficialmente oggi a Casale il progetto La cura inizia a casa. Grazie alla Fondazione Buzzi, all'Istituto Mario Negri di Milano, all'ASL di Alessandria, al Comune, un gruppo di professionisti sanitari coordinati da Antonella Colmi svolgerà un monitoraggio domiciliare dei pazienti Covid-19. Un'iniziativa che è stata resa possibile grazie all'acquisto da parte del Comune, che ha anche fornito una sede al team di saturimetri professionali. 10 sindaci del Monferrato Casalese, insieme a 4 capigruppo di minoranza di Casale, hanno scritto una lettera al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, chiedendo più sicurezza, più tamponi e un maggior coinvolgimento nell'emergenza Covid-19. Segnalare le cose che non hanno funzionato, spiegano i 10 sindaci e i 4 capigruppo, non va inteso come esercizio di vis polemica, ma piuttosto come atto dovuto nei confronti della cittadinanza. Punto centrale dell'emergenza sanitaria in corso è ancora una volta la carenza marcata di tamponi per persone malate e quindi potenzialmente portatori del virus per i familiari, così come per le persone a loro vicine. Sono 119 i tamponi effettuati nella casa di riposo di Casale a recupero degli esiti perduti a completamento dello screening. 24 tamponi al personale, 42 agli ospiti della residenza Giumelli, 53 agli ospiti RSA primo piano. C'è anche lei tra le vittime del Covid-19. Fiorenza Bosisio, conosciuta da tutti come Suor Lucia, si trovava da alcuni anni a Pallanza ed era ricoverata in ospedale da 3 settimane. Dopo un iniziale miglioramento sono subentrate delle complicazioni che hanno portato la religiosa alla morte. Per 20 anni Suor Lucia aveva operato a Casale e collaborato con i volontari vincenziani nella parrocchia della cattedrale, con i più giovani animando l'estate ragazzi e nel ruolo di catechista. Collaborava con l'Oftal partecipando al pellegrinaggio diocesano a Lourdes e con il centro di ascolto della Caritas. Da questa settimana vengono riaperti 3 uffici postali della provincia di Alessandria. Tra questi, uno ad Alessandria e uno a San Giuliano Vecchio, c'è anche quello di San Germano, frazione di Casale Monferrato, in strada Alessandria 60. Sarà attivo il martedì e il giovedì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.
Per il terzo anno consecutivo il Sobrero di Casale si è classificato al primo posto nella gara provinciale delle Olimpiadi della Matematica delle classi prime, a cui hanno partecipato 5 rappresentanti per ogni scuola superiore della provincia. Il primo classificato è stato Paolo Francesco Zonca della classe prima F, istituto tecnico. 4 studenti dell'istituto si sono poi posizionati tra i primi 20 su un totale di 120 partecipanti. Stefano Merlo, terza C, liceo Scienze Applicate, ottavo, Luca Canepa, quinta A, informatica, undicesimo, Riccardo Belvisotti, seconda liceo quadriennale, tredicesimo, e Gerd Coci, quinta D, liceo Scienze Applicate, quattordicesimo.